fuori! Fin di palo! Fuori cosa? Tutto buono! Basta ragazzi, era. Buon ritmo! No, ah, non è entrata! E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in questo splendido format della 100 Palloni Football Challenge. Quest'oggi, dopo che nello scorso episodio abbiamo invitato il nostro carissimo Gilbert Nanà, oggi abbiamo invitato un altro ospite a grandissima richiesta. Come sempre vi invito a lasciare like e a iscrivervi al canale, perché a 500.000 iscritti farò uscire la mia 100 palloni football challenge, signori. Se no, non lo faccio uscire. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like e iscrivetevi al canale. Alla fine, signori, come avete potuto vedere nello scorso episodio, Gilbert aveva fatto in realtà 55 e non più 56. Era stato un po' furbo perché ha detto sì, vabbè, ma io 56 va bene, buono. No, Gilbert. Ma oggi, secondo me, siamo qua con un ospite che farà il record di questo format, me lo sento, perché tecnicamente è veramente veramente bravo, uno dei migliori su YouTube Italia. Ve lo lascio presentare ovviamente dalla nostra conduttrice d'eccezione, Beatrice Bigoni. Let's go! Oggi ci troviamo con un guest speciale, è uno youtuber, è un creator, gioca nella YouTuber League Challenge per il Napoli, ha giocato in eccellenza e adesso gioca a calcio 5. Presentiamo Fabio! Ciao a tutti! Come va? Tutto bene? Tutto bene, sono carico per questa sfida e dai, voglio far bene. Vedo che hai anche un certo stile, riconosco gli occhiali. Come pensi di andare oggi? Ma il mio obiettivo è innanzitutto far bella figura, non arrivare ultimo, battere Gilbert. Ok. E poi vediamo, tutto è guadagnato. Va bene, noi non facciamo pronostici perché abbiamo capito che porta sfiga. Quindi abbiamo detto non diciamo nulla, non vogliamo metterti pressione, però Samu ha detto che sei un giocatore molto forte. Infatti ho già iniziato a mettermi pressione. Esatto, però... l'ho fatto apposta. Quindi non ti sbilanci, non provi a dire un numero. Dai, io voglio posizionarmi tra Gnabry e Pata, quindi diciamo 50, no, diciamo 65. 65, ok. Magari. Va bene, 65 e mezzo non si può fare, quindi ho 65 o 66, va bene. Ora però chiamiamo Andrea Cantinotti che spiegherà il regolamento. Ciao a tutti ragazzi, ciao Fabio, ciao Beve, ritrovata. Allora sì, il regolamento, sempre al solito, non cambia. Hai un minuto di tempo per calciare i primi 30 palloni, ok? I primi 50 palloni la palla non potrà rimbalzare, quindi se rimbalza prima della linea il gol non sarà valido. Per i primi 50 palloni c'è un'ulteriore sfida. Ogni 10 palloni ce n'è uno un po' particolare, il pallone bonus a noi piace chiamarlo, ok? Dopo i 50 palloni invece tutto dritto, tutto liscio, la palla potrà anche rimbalzare. Ricordati una cosa, questo è un consiglio. I palloni, una volta calciati, non possono essere tolti, Quindi se rimangono lì davanti sono un ostacolo. Stai attento. Neanche uno. E cosa importante, non puoi toccare i palloni. Quindi se c'è un pallone che sarà leggermente da spostare, mi chiami, lo sposto io. Ok. Domande? Allora io ti auguro in bocca al lupo, quindi non ho altro da dirti. Va bene Fabio, noi ci siamo e adesso lasciamo la parola a Samu che vi presenterà come sempre la cabina di regia. Let's go. Signori, quest'oggi cabina di regia calda, perché abbiamo signori. Pirla Steam al completo, signori. Freschi. Allora, mi hanno raccontato che quest'oggi ci sarà il record e non potevo mancare, ragazzi. Più di 70 sicuro, palese. Ma guarda, io un giocatore così fresco non l'avevo mai visto in questo format. Senza nulla togliere a Gilbert Nanà, che mi sono emozionato quando l'ho visto senza maglia. Però quest'oggi, secondo me, Fabio può dare veramente spettacolo. E secondo me si può superare la soglia dei 70, lo dico qui. Allora, signori, quest'oggi abbiamo anche colui che si fa chiamare il boss della tecnica. Tecnicamente Fabio, comunque, tecnico sei tecnico, non c'è bisogno che io... Quindi confermo le parole di Pierre e penso che anche secondo me sui 70, se non qualcosa di più, sono sincero. Bene signori, e chissà che il prossimo non sia seduto proprio qui. Chi lo sa, nel prossimo episodio forse lo scoprirete. Detto questo, possiamo andare direttamente a iniziare questa challenge. Let's go! Fabio, ora è tutto pronto, sta solo a te frantumare questo record. Oppure venire umiliato. E la scelta è tua. Sarà la prima, dai. Sei pronto? Dai, allora siamo pronti. Allora, primissimo minuto. Un minuto per colpire i primi 30 palloni. Tra 3,
2, 1, via! Molto bene, molto bene. Occhio che rischi, Eccolo, eccolo. Occhio ai palloni che ti ritornano, perché dopo ci saranno due tuoi ostacoli. Bene, bene. Se hai bisogno che te li spostiamo, ci pensa Cantinotti, alzi la mano e ci pensa lui. Ah, attenzione, pallone bonus. Bene, buon ritmo. No, non è entrata! Clamoroso! Attenzione, buono, buono e no, fuori! Non ho valutato quella da... Ok, allora, potevi anche gestirla anche con più calma, perché un minuto sembra poco, però è tantissimo, signori. Infatti sì. L'errore che fanno in molti è quello di sottovalutare il minuto e quindi essere frenetici nel andare a colpire i palloni. Ci hai messo tipo 40 secondi, quindi da prendere una con più calma. Con più calma. Però è successo qualcosa di clamoroso, perché hai beccato una palla che non ti ha fatto entrare un pallone possibilmente buono. Più che altro vedo che la situazione palloni già sono un po' in mezzo. Sono già un po' in mezzo e quindi dopo dovrai stare attento. Però adesso faccio entrare Andrea, che ti darà il tuo verdetto. Sono veramente curioso. Allora, sì, sei stato parecchio sfortunato, devo essere onesto. Però non è andata affatto male, anzi, hai fatto addirittura 26 su 30. Quindi vuol dire che ne hai sbagliati solo 4 alla solo fine. Solo 4. Per il momento potrei risparmiarmene uno o due. È vero. Quello sì. Da adesso in poi non c'è più il minutaggio. Ma la palla non può rimbalzare prima della linea. Okay. Dai. Bocca al lupo, buon proseguo. Grazie. E allora proseguiamo. Signori, io dico 69. E perché proprio 69? Perché è un numero che mi gusta. Che mi gusta, papi. Allora. Quando vuoi, Fabio, la palla non può rimbalzare. Prego. Buona. Basta, però, Basta, ragazzi. Ha rischiato. Buona. Molto buona. No, questo no, questo sprecato, questo no, questo sprecato, questo buono, bene, questo buono, bene, questo buono, inizia a prenderci la mano, ha capito, si è riscaldato. Benissimo, bello. Non è buono invece questo. Non è buono invece questo. Non è buono nemmeno questo. Attenzione. Anche questo secondo me non è buono, signori. Occhio, Fabio. Stai sprecando. Buonissimo questo, stai sprecando. Stai sprecando, Fabietto. Buono, è entrata. Mamma mia, filo. Questo buonissimo. Gran gol. Gran gol. Ultimi due palloni per arrivare a 50. Fuori. Troppa potenza, hai l'ultimo. Signor giudice, se può gentilmente. L'ultimo, il 50esimo, Fabio. Il cinquantesimo, sprecato così, signori. Sprecato così. Inizialmente ho subito un po' di pressione, perché non è facile, sembra facile questa challenge, ma non è facile. Il piede ce l'hai, le qualità ce le hai. Hai sprecato leggermente troppo, non me l'aspettavo, Però da adesso in poi non puoi sbagliare, perché adesso un po' uno come te non può sbagliare. Sì, troppo... peccato per il bonus, però secondo me ce la puoi fare. Sì, poi ho beccato anche un bonus in mezzo a quelli normali. Poi, vabbè, troppa paura di tirare alto e sono andato troppo a tirare prima della linea, solo quello. Però adesso che può rimbalzare sono vabbè, un po' più tranquillo. Ci devi prendere anche confidenza, vai tranquillo, vai sereno vabbè. Che ce la fai. Adesso farei entrare il nostro giudice, che ha appena finito di prendere appunti e di segnarsi il punteggio di Fabio. Sono molto deluso, devo essere onesto. No, sono deluso. Mi aspettavo parecchio di più. Hai fatto soltanto 11 gol, che sono pochissimi su 20 in questi 20 tiri. Sei un totale di 37.
però secondo me potevi essere molto più avanti in questo momento. 37 su 50, sì. 37 su 50, momentaneamente. Però adesso ti andiamo a dare una mano, perché dal 50esimo in poi la palla può rimbalzare. Hai come ostacolo i palloni che sono in mezzo. E allora andiamo a vedere che cosa combinerà il nostro Fabietto. Dai, let's go! E allora, quando vuoi. Buono. Bene. Buono. Bene. Buono. Bene. Buono. Ha rischiato, però bene. Buono anche questo. Molto bene. Buono anche questo. Bene. Buono anche questo, bene. Attenzione, attenzione, girato troppo. E qui spreca. Buono, bello. Vediamo questo. Buonissimo, bene. Stai andando bene, eh? Traversa fuori, clamoroso. Capita sempre, traversa fuori, visione, buono, buonissimo, mantieniti, bello, a rischio però bene, vediamo, questo qua gira, traversa anche questo, attenzione, anche questo sprecato, questo gira troppo, gira troppo e sta sprecando. Questo invece è buono. Bene, mantieniti Fabio, stai concentrato, non perderti di lucidità, forza. Questo no, gira troppo, fuori. Questo è buono, vediamo se entra. E l'ultimo, buonissimo. E ci fermiamo qua. Allora Fabio, ti devo dire, un pochino meglio sì, però secondo me alcuni palloni anche qua, anche questo giro l'hai sprecato. Sì, sì, adesso un po' prendo il piede, speriamo adesso di riuscire a valutare la traiettoria, cerco di tirare un po' più a sinistra in modo che gira dentro. Bravissimo, perché adesso più si allontana la distanza più forza ci vuole, ma bisogna anche calcolare bene la traiettoria. Quindi, assistenti, che dire, diteci. Allora, in realtà stai andando parecchio bene. C'è da dire che hai sprecato un po' troppo nel giro di prima, ma in questo tutto sommato sei andato benissimo. È stato un miglioramento. Un netto miglioramento, sì. Anche perché è aumentata la distanza, ma sono aumentati i gol. Hai fatto 15 gol su 20, quindi parecchio bene con le due sfortunate traverse. Sì, lì è colpa di Isaac che te l'ha tirata, quindi adesso in cabina di regia dobbiamo dire Isaac di stare un po' che la tira. Sei un totale di 52. 52 è buono, guarda che buono, non è male, ne mancano 30. Parecchio buono, ne hai altri 30, insomma. Ne hai altri 30, secondo me è tantissima roba. Posso mutare a pareggiare Pata, secondo me. Sì. Secondo me lo puoi anche superare. Sempre senza pressione. Beh, che ne pensi fino a qua? No, sono ottimista, cioè anche in cabina di regia abbiamo tutti buone opinioni. Stai andando bene, ce la puoi fare, devi credere in te stesso. Va bene, credi in te stesso. Non avere ansia, tranquillo, respira e colpisci il pallone. E con questa perla, signori, di me un applauso. Direi che possiamo proseguire. Allora Fabio, rimangono gli ultimi 30 palloni, quindi adesso dall'80esimo in poi non ti diremo più quanto stai facendo, perché poi teniamo un po' in sospeso questa suspense e saremo curiosi di scoprire quanto farai alla fine di tutto. Beh, quindi cercherò di tenere conto. Tenili conto bene. Ci becchiamo tra altri 10 palloni allora. Altri 10 palloni, forza. 10 palloni per vedere a che punto arrivi. 10 palloni.
Buono! Primo pallone buono! Attenzione! È buono anche questo! Attenzione! Preca! Gira troppo! Calcola bene il giro! Attenzione! Fuori anche questo! Attenzione a Big Pocket! Fuori anche questo! Attenzione! Gol! Buono! Valido! Mantieniti! Questo è buono! Questo è buono! Questo è buono! Questo è buono anche lui! Bellissimo! Bene! Gli ultimi tre! Attenzione! Questo fuori! Calciato troppo forte! La regia impazzisce, signori! Calciato troppo forte! Io fa 10 gol non ci sei fatto! 10 gol! Andiamo! Questo! Attenzione! Gira! Fuori! Fuori! Dalla traiettoria! L'ultimo pallone! L'ultimo pallone! Questo è fuori! Spreca! Spreca anche l'ultimo pallone, signori! Mamma mia! Allora, io adesso non ho tenuto il conto di quanti ne hai segnati. Però siamo su una media. Secondo me gli ultimi 20 ti faranno una differenza su tutti. Sì. Gli ultimi 20 ti faranno una differenza su tutti, secondo me. Farei entrare Andrea e anche la nostra Carabea. Allora, anche qui secondo me è sprecato, devo essere onesto. Comunque, sprecando, hai tenuto la media del 50%, quindi ne hai fatti giusti 5 su 10, che non è male, però hai sprecato, quindi potevi avere quel qualcosa in più. E ora sei a un totale di 57. Hai superato Gilbert. Hai superato Gilbert. C'è un misto di emozioni qua. Signori, ha superato Gilbert. Un applauso. Dai. E Gilbert, che ha il record mondiale di palleggi di testa, qua c'ha il record in negativo, ultimo in classifica. Come ti stai sentendo? Cioè, come va? Sensazioni? Pensavi che sarebbe stato più semplice, più difficile prima di questa? No, allora è difficile perché ovviamente sono tanti tiri. Sì. Secondo me ha un po' settato lo standard pata e sta cosa un po' mi sta facendo fare un po' di meno. Ok. Secondo me se avessi fatto di più sarei stato motivato a fare ancora di più. Ok. Ah, questo pata. Sì. Sì, sto un po' tenendo come paragone stai pata. Stai dicendo che è colpa di pata se stai facendo un punto basso. Pata, potevi far di più, cavolo, esatto. Cioè. Pata, patacchini, ma infatti in realtà anche pata mi aspettavo facesse un po' di più, però è buono, si vede che alla fine è una sfida difficile. Tanto semplice non è questa sfida. Perché dovremo vedere a 500.000 iscritti Samuel farlo, ovviamente. E fare il record forse. Se ci arriviamo, se vi iscrivete ovviamente, se non vi iscrivete, la mia 100 palloni football challenge non esce. Bene, allora ultimi 20 palloni. Abbiamo detto 57? 57. 57. Da ora in poi non ti diremo più quanto stai facendo finché non avrai finito. Quindi tieni bene il conto. E non permettere pressione. Per superare pate devi fare 10. Pareggio. Quindi non è permetterti pressione, ne bastano 10. Ne bastano 10. Va bene, possiamo iniziare. Let's go. Ultimi 20. Quando vuoi. Per pareggiare o superare J Pata. Pareggiare. Superare J Pata, attenzione, fuori, sprecato, primo tiro, fuori, secondo tiro, buono, dentro, gol. Fuori cosa? Fuori cosa? Primo tiro era fuori. Primo tiro, Attenzione, questo è buono, calcolati. Questo anche è buono, è entrata. Questo, attenzione, fin di palo, entra, è buono. Mantieniti. Questo gira troppo, è fuori. Questo sta girando un po' troppo, e infatti è fuori. Occhio, ti rimangono pochi palloni. Questo sta girando un po' troppo, ma potrebbe essere buono, ed è buono. Attenzione, questo, secondo me,
è buono. Dentro. Ci sei? Ci sei, ci sei? Non ci sei. Non ci sei, è fuori. Lei. Ancora 10. A disposizione. Ancora 10. Fuori. Fuori. Ancora 10. Questo è buono. Gol. Valido, valido. Valido. Questo sta girando. Fuori. A fin di palo. Attenzione. Questo sta girando un po' troppo. Fuori. Sta girando un po' troppo. Vedi bene il giro. Questo è buono. Gol. Bellissimo. Vabbè, buono, dai, dai, dai. Tutti i palloni. Non devi sprecare. 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 La chiave è spreca. Ah! Raga, concentrati. Li fa tutti e tre, arriva prima. Fuori. Attenzione, gli ultimi sono fondamentali. Questo è buono. Oh, guardate a 5, dai. Altri due. Oh, oh, oh. Questo c'è! L'ultimo pallone! L'ultimo pallone della consacrazione! E la fine è valido! Signori! Obiettivo forse raggiunto, signori! Obiettivo forse raggiunto! Complimentoni, Fabio! Allora, io sincero non li ho contati, Però ti ho sentito dire appunto che hai raggiunto l'obiettivo. No, io in realtà non li ho contati, mi sono fatto condizionare Quindi pensi che... Io spero che almeno ti abbiano condizionato bene, perché speriamo. Al contrario non lo so se anche loro li hanno contati, Facciamo entrare, che allora, siamo caldi. C'è da dire una cosa, li hanno contati male. No! Li hanno contati male! No! Allora, li avete contati malissimo. Allora, scusate, allora noi in regia li abbiamo contati 67. Che ha superato di uno J-Pata. No, invece no. Ho fatto bene io? Fatto? La previsione? 69. Io ho detto 69. Io ho detto 70, forse qualcuno di più. Io ho detto 69. Altre previsioni. Io ho detto 71. 71? Io ho detto 69, raga. Allora, ho detto 69. Io dico che ha fatto più di 67, che è quello che hanno contato loro. Ok. Io ho detto 68, se può aiutare. Ok. Ci ha preso Isaac con 69. Chapeau. Bravo lui. Bravo lui. Ha fatto. Let's go! 60. Penguin! Penguin! Spostati, dai! Dai, pinguino, dai! E allora Fabio Di Mauro si aggiudica il record man. Ecco il premio, chiavi della macchina di Isaac. Piano. Si aggiudica per il momento il podio con 69 reti. Supera solo di 3 J-Pata. Complimenti, complimenti Fabio. Prestazione sontuosa. Grazie dottor, la fiducia. 69. Allora, ti devo dire, è ripartito abbastanza male, sì. È ripartito abbastanza male perché hai sprecato veramente tanto, soprattutto sì. Nei primi giri. Forse quella palla che hai rimbalzato contro la palla bonus ti ha un po' condizionato psicologicamente perché non te l'aspettavi. Però alla fine hai recuperato e hai fatto bene. Sì, però cioè, che 70 è fattibile, secondo me, questa sfida è. Diciamo che è un numero che è superabile, secondo me, dai futuri concorrenti. Sì. E chi è che vorresti vedere? So, chi è che secondo te farà il record? Sì. Vabbè, io dico il mio amico Simone Crispo. Simone Crispo! Non lo so, però. Ci vedrei bene un CR Spera. Secondo me potrebbe fare lui il record. Sì? Nomi interessanti, eh. Sì. Dipende, perché vedendo anche negli ultimi eventi, dipende come stanno psicologicamente, perché anche Fabio un po' oggi si è fatto prendere. E se non sei in giornata, non sei in giornata, non c'è niente da fare. Posso io una domanda a farti? Sì. Ecco. Come mai hai preferito adottare la classica girella? Allora, secondo me scelta azzardata, Secondo me scelta molto azzardata, che ti ha un po', sì. Ti ha un po' penalizzato dal mio punto di vista. Perché avresti potuto, secondo me, stare tra i 70 e anche più. È vero, perché effettivamente tiravo troppo a destra. Secondo me è data più una cosa dallo spazio tra i palloni. Ok. Pensavo di riuscire meglio con l'interno. Ok.
perché altrimenti rischiamo un po' di toccare quello prima. Quello prima, ok, ok. Signori, si conclude qua l'ennesimo video. Questa splendida 100 palloni football challenge con Fabio Di Mauro. Ti faccio i complimenti. Mi raccomando, andatelo a seguire su tutti i suoi canali social. Mi raccomando, e seguite anche tutta la cabina di regia, che come sempre, nuovi innesti, sempre freschi qua sul canale. Chissà che nella prossima 100 palloni football challenge non ci sia qualcheduno alle mie spalle, signori, chi lo sa. Rimanete connessi, ma soprattutto scrivetemelo qua sotto nei commenti, lasciate like, iscrivetevi al canale, road su 500.000 iscritti, e ci vediamo in un altro prossimo video, sempre fresco sul canale. Let's go! Ciao.